Perché mi piace creare con le mie mani. Ciao a tutti, io sono Judith e voi state guardando il canale di Crystal Mandala, che è il nostro canale per pubblicare video di tutorial, di eventi dove andiamo con i nostri mercatini. Io e mio marito facciamo gioielli di cristalli, mandala, acchiappasogni e diciamo cosette creative, e poi li vendiamo al mercatino. Vi pubblico anche dei video sulla cura dei capelli, con le mie esperienze personali, altri vlog semplici di viaggi. Allora, oggi ho pensato di fare un video e di semplicemente parlarvi, chiacchierare su questo argomento, perché mi piace creare con le mie mani. Volevo parlarvi anche della parte, diciamo, psicologica, interna. Cosa non si vedeva, quali erano le mie motivazioni, quali erano gli effetti di questa nuova creatività nella mia vita. E vi dico che poco a poco la creatività mi ha sconvolto la vita, in ogni senso, positivo, negativo, ovviamente negativo, che poi si è girato in positivo, perché tu impari a guardare dentro, no? Guardare dentro, vedere delle tue problematiche, tensioni e inizi a lavorarci, no? Inevitabilmente la tua vita non è più la stessa e a volte fai degli errori anche in seguito a questo e poi dagli errori, speriamo inevitabilmente, impari, quindi dopo ti risistemi la situazione o la tua vita, eccetera. Però, insomma, è un bel cambiamento da fare 0 a fare 100 di creatività, perché nel frattempo non lavoravo più, quindi mi dedicavo al 100% a queste cose e alla mia crescita personale. Quindi, tornando alla creatività, apre il tuo mondo interiore, porta il subconscio a livello conscio proprio. Cioè, è come fare psicoterapia da sola, con la lana, con la carta, con il fango, con la sabbia, con quello che è il materiale che tu stai lavorando. E ti fa respirare, è un respiro puro. Perché di solito nella vita raramente ci diamo occasione di essere noi stessi, di scegliere nell'arte, puoi scegliere il materiale, puoi scegliere il colore. Impari a non giudicarti e ha davvero mille lati. Sicuramente con questo video non coprirò nemmeno il 50%, però almeno provo a spiegare parte dell'esperienza in modo che magari qualcuno abbia voglia di intraprendere questa strada e aiutarsi, perché io mi sono aiutata così. Era vero che riuscivo a uscire in parte dallo stress facendo queste cose, dedicavo del tempo a me stessa, a questa creatività e di conseguenza mi svuotavo di tensione e stavo meglio. Perché tra l'altro quando tu lavori con le mani e sei creativa, creativo, coinvolgi corpo, mente, spirito, il lato psicologico, il lato fisico, ti ci metti tu, tutto te stesso e crei proprio come se ti venisse dal cuore, no? Esprimi quello che hai dentro e di conseguenza ti liberi di tensioni, scopri quello che hai dentro, elabori quello che hai scoperto, perché a volte è pesante, a volte possono sorgere dolori, traumi passati e sei più libera, sei più libero, sei più te stesso. Quindi penso che aiuta per diventare una persona più completa, no? Per ritrovare se stessi, per sfogare la tensione, lo stress, però a volte direi anche sfogare la gioia, la felicità, perché non sempre riusciamo, no? Altrimenti, non in tutti i periodi della nostra vita,
a volte anch'io mi trovo che ho dentro sì tante tensioni negative, ma anche tante tensioni positive. Quando era l'ultima volta che voi avete riso senza motivo, di cuore, magari non c'è una persona intorno che vi fa ridere così. Nell'arte provate solo a dipingere. Basta che voi vi mettete senza pensare a fare proprio l'atto fisico, vi potete sfogare anche le tensioni positive, cioè potete gioire creando, ed è una cosa bellissima. E poi volevo fare un'altra riflessione anche sul fatto che io dico che siamo qua, siamo vivi per creare. Cioè, per me la vita è uguale all'atto creativo. Senza creazione non c'è vita, senza vita non c'è creazione. Quindi sarà molto, diciamo, brutto quello che dico. Diciamo troppo reale o pungente, però secondo me chi non crea nella sua vita è come se non fosse in vita, è come se vegetasse, no? Avete presente? Cioè, potete immaginare una vita in cui fate sempre quello che dovete, come si dice, vi adeguate alle richieste sociali che vi circondano, lavorate, crescete nella vostra carriera, vi sposate, fate figli, vi invecchiate, però manca qualcosa proprio dalla vita, questa persona non vive in pieno la vita e non sa perché. Creare in qualsiasi ambito può aiutare a, diciamo, a riempire la vita, ma più che altro ad aiutarci a vivere davvero la vita. E creare intendo anche fare dei bambini, avere dei figli e crescerli, e aiutarli a diventare indipendenti, a crearsi la loro personalità, anche se penso che questo passo si può fare solo, o si dovrebbe fare solo dopo aver trovato noi stessi. Però sì, essere creativi può benissimo essere il lavoro, perché sì, solo che lo trovo un pochino difficile. E secondo me è abbastanza raro che una persona realizza la sua passione nell'ambito lavorativo e riesce a vivere il suo lato creativo, la sua passione, ma riesce anche a guadagnare abbastanza per vivere e nel frattempo non è in un ambiente stressante. E lo stress, non fraintendetemi, lo so che è positivo fino a un certo punto, però è nell'ambito lavorativo di solito ce n'è un po' troppo. Oppure siamo anche circondati da persone che non ci fanno sentire a nostro agio, diciamo. E non voglio assolutamente parlare contro il lavoro, ma questo è qualcosa in più. Quindi potrebbe essere la famiglia, i figli, potrebbe essere il lavoro, ma è raro, oppure potrebbero essere le passioni, oltre il lavoro. Quindi sì, può essere la cucina, può essere lo sport, possono essere mille e uno altre cose. Io quello che ho trovato che mi aiuta è l'arte e vorrei incoraggiare tutti quelli che guardano questo video che uno non è mai tardi, assolutamente. Io adesso ho 34 anni e avevo iniziato 3 annetti fa e non ho studiato arte e non sono bravissima e non sono sopra nessuno e non mi considero eccellente, cioè il punto non è quello di diventare bravissimi, il punto è di stare bene con noi stessi, no? E questo è vero. Poi se il lavoro che facciamo piace a qualcun altro, ben venga, è una grande soddisfazione, o anche se piace a noi, ovviamente. Quindi non è mai tardi. Non è mai tardi e ci riuscirete. Ovvio che poi, se volete creare certe opere belle,
di un certo livello dovete poi praticare tanto, ma fa parte del viaggio, no? Fa parte del percorso. Però dico, non è mai tardi, non solo per l'età, ma anche per proprio le abilità, le competenze. Non dovete aver paura, dovete pensare cosa vi farebbe appassionare. Deve sorgere proprio un fuoco, una passione dentro. E quando magari vi dico, vi piacerebbe dipingere, non dite subito no, io non so dipingere. Pensateci veramente, se io vi do i colori, i colori ad olio, quello che è, il supporto dove dipingere, e vi lascio da soli, e sapete che nessuno vedrà quello che dipingerete, e avete un'ora, due, quello che volete, di tempo a disposizione in cui potete esprimervi liberamente. E potete dipingere come volete, con i pennelli, con le mani, pasticciando. Cioè, l'importante non è come, non è nemmeno come il risultato, ma è proprio l'azione. È proprio la sensazione di quando eravate bambini e giocavate con la sabbia, no? E lo facevate per passione, per divertimento, è questo. E allora, se vi immaginate con i colori e tutto, se vi sorge la passione e dite, cavoli, mi piacerebbe provare, allora è giusto per voi. Dovete trovare questo qualcosa, questa attività che vi fa nascere la passione, che vi fa dire sì, ho bisogno di provare. E poi non fate passare troppo tempo, buttatevi, provate, e vedrete che aiuterà un sacco. Niente, ecco le mie piccole riflessioni. Grazie di aver guardato questo video. Se avete domande, suggerimenti, pensieri, scrivetemi sotto che mi farà molto piacere. Altrimenti ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!